di macchina, in cosa consiste? Questa è la prima domanda che ti volevo fare. Certo, assolutamente no, dimmelo tu. No, non neanche io, perché devo, se tu lo sapessi, quando uno gira che c'è la telecamera, che se vai a sinistra sei in un modo ma non devi... No, è una cosa che non ho mai approfondito. Ho capito il campo e il controcampo, ma non mi sono spinto oltre. Poi c'è Carrelli, cioè, quella roba lì. L'hai mai vista quella serie che va adesso che si chiama Kunk on Earth? Ah sì, certo, quella con la comica che ha collaborato con Ricky Gervais, documentario sulla civiltà, certo. È molto interessante che lei fa delle domande idiote che sembrano serie. Sì. Partirei con tre domande idiote che sembrano serie. Va benissimo. Allora, tu non credi che andare, perché ho visto che nello spettacolo... Vabbè, stiamo parlando di Overload, assolutamente, lui è Daniele Villa in persona. Autore, co-autore con Sara Bonaventura e Claudio Cirri, che compongono con me il collettivo Sotterraneo, che in questa produzione si avvale di altri tre performer, che sono Daniele Pennati, Giulio Santolini e Lorenza Guerrini. In scena cinque performer, io sto fuori perché la scena ti fa un po' ribrezzo. C'hai l'ansia da palcoscenico? No, sto meglio fuori, nascosto, e chissà stare in scena, è bene che lo faccio a posto mio. Ma poi ci torniamo, che è molto interessante come questa tua paura. Io te la farò superare, no, però... No, è proprio una scelta, comunque vai pure lì. Allora, andare... Tu, come spesso gli attori vanno, in questo spettacolo vanno, visto che vanno a piedi scalzi sul palcoscenico... andare a piedi scalzi non credi che sia discriminatorio per chi produce scarpe? Potrebbe esserlo, ma è tutta una questione di misura, secondo me. Nelle discriminazioni del linguaggio, no, scherzi a parte, non vanno molto scalzi, quindi posso sottrarmi a questo domanda. E invece ho visto che le persone in sala si alzano e si abbassano per scegliere se mandare avanti la storia in una direzione oppure in un'altra. Sì. E diciamo, far alzare e sedere le persone ripetutamente ha come effetto collaterale combattere l'obesità. Certo, una funzione aerobica che il teatro difficilmente assolve, di solito si sta fermi, mentre se uno spettacolo ti costringe anche a muoverti, non solo con l'interiorità ma anche col corpo, fa bene due volte. Un'ultima domanda, diciamo, in questo taglio: come avete fatto, come è stato mettere dei meccanismi meccanici all'interno dei pesci rossi vivi, e se per loro è stato vissuto, per i pesci rossi, un po' come andare su una bicicletta con la pedalata assistita? Non so come è stato per i pesci, perché ci siamo disinteressati del loro benessere. Sono pesci allevati così, biomeccanici, con dentro un meccanismo a molla e la batteria, e nascono già così, quindi non conoscono alternative. Beh, scherzi a parte, sono pesci finti, si chiamano Aquabot e vanno a batteria. Comunque devo dire che all'inizio effettivamente la prima persona che lo tocca fa venire un attimo un salto a... dice, oddio, ma questi pesci da una certa distanza hanno una certa verosimiglianza, ma ci è capitato agli spettatori che, entrando in sala, perché i pesci sono già lì prima che lo spettacolo cominci, che si siano proprio affacciati sul palco per verificare subito se dovevano confrontarsi con un problema di maltrattamento animale oppure no. Tranquilli, nessun pesce rosso è stato maltrattato per la realizzazione di questo spettacolo. I pesci spettacolo. Meccanici hanno aderito di loro spontanea volontà. Senti, io so che voi come collettivo utilizzate questa modalità di lavoro che porta a una scrittura di un testo che sostanzialmente non è una scrittura ma è un lavoro sinergico che si chiama scrittura scenica. Certo. In che consiste? Consiste nel fatto che non c'è un testo che precede lo spettacolo, si scrive lo spettacolo, quindi noi facciamo ricerca, facciamo teatro di creazione originale, quindi non partiamo da dei classici ma neanche da delle drammaturgie date. Scriviamo lo spettacolo, ovvero il testo, le luci, i movimenti, le partiture, gli oggetti, i costumi, tutta la grammatica dello spettacolo viene scritta dal collettivo partendo da un grado zero, che è sto spettacolo, e dopo 8, 9, 10 mesi si arriva allo spettacolo compiuto. 8, 9, 10 mesi è un gran lusso, diciamo, in un mondo che vi vuole così funzionali, diciamo. I tempi di creazione generalmente sono di 30 giorni, di uno spettacolo, anzi di prova di 30 giorni, forse di gestazioni nella testa, magari anche un po' prima, però non ho ancora ben capito, nel senso, tu fai conto, hai l'idea di raccontare una storia che da qualche parte venga interrotta. Mm-hmm. Sono improvvisazioni che guidi insieme agli attori? Dunque, in realtà noi, te la faccio ancora più complicata, non raccontiamo nemmeno storie di solito, è più, se dovessimo fare un paragone, un nostro spettacolo più che un romanzo è un saggio, cioè lo sviluppo di un pensiero filosofico, di un discorso. In questo caso specifico, in Overload,
c'è una linea narrativa centrale che è uno scrittore molto famoso, che non spoilererò per chi non ha visto lo spettacolo, ma che ci racconta una sua giornata, una giornata della sua vita, e nel corso dello spettacolo, da questa, come dire, nota biografica, si attivano o non si attivano dei contenuti nascosti. Questa è una decisione che prendono gli spettatori, e i contenuti si proiettano altrove. Quello che abbiamo fatto è stato, in contemporanea, scrivere questa giornata e creare una mole innumerevole di contenuti altri che potevano collegarsi a quello che questo scrittore diceva e, come dire, spostare lo spettacolo da un'altra parte. Poi ovviamente ne abbiamo selezionati alcuni che sono entrati nello spettacolo definitivo. Io ora le persone non mi vedono perché chiaramente noi stiamo guardando te mentre parli, ma io ho il sorrisetto idiota perché io invece so bene di cosa stai parlando, perché io ho visto lo spettacolo. Questa ieri è la complicità di chi ne sa qualcosa di più, ma è semplice risolvere la cosa, basta venire a vedere lo spettacolo e ogni spoiler verrà superato. Senti, un tempo si diceva, guarda, mi sono rotto le scatole, sto mondo pieno di informazione, troppo funzionale, competitivo, mi ha rotto le scatole, me ne vado a vivere in campagna. Adesso si dice, mi metto in vendita su OnlyFans. Sono troppo millennial, cioè troppo pre-2000 per capire anche solo cos'è OnlyFans. Vivo in campagna. Ah, cioè, sì. Cioè, beh, in campagna a Firenze, quindi sei molto vicino alla città, non sono chilometri e chilometri. Però, secondo me, la risposta che mi viene da darti è che qui parliamo di una mutazione antropologica, cioè di come il digitale ha moltiplicato i piani di realtà, di come la realtà aumentata faccia parte della nostra esperienza quotidiana. Non credo ci sia un fuori, credo ci sia solo un allenamento critico nell'usare tutte queste informazioni e nel muoversi attraverso un mondo che è sovraccarico, che è poi la traduzione di overload. Ma come andrà a finire? Moriremo? Cioè questo sicuramente. Questo prima o poi, lo intendo, questo percorso che tu, come di questa ispirazione che ci dai attraverso lo spettacolo, poi non è un'ispirazione perché, come dici te, viviamo immersi in questa realtà e devo dire che ci lasci molto riflettere mille volte durante lo spettacolo di questa realtà che effettivamente viviamo quotidianamente. E questa deformazione proseguirà fino a quale punto, secondo te? Non lo so, cerco di sottrarmi sempre alle profezie, è una mutazione, quindi il punto è con quale grado di consapevolezza e con quali strumenti critici noi la viviamo, perché un conto è subirla, un conto è riuscire a governarla. In questo momento mi pare che la rivoluzione digitale stia producendo, come dire, una polarizzazione ideologica ed emotiva, per esempio in ambito politico, magari è una febbre che passerà e riacquisteremo un po' di razionalità, al tempo stesso però ha connesso realtà molto distanti, ha permesso mobilitazioni che prima erano impossibili, quindi è un fenomeno contraddittorio e ipercomplesso, non ho purtroppo modo di prevedere gli esiti finali. C'è qualcuno più famoso di noi che tante volte nella letteratura del passato ha raccontato che un eccesso di libertà, di scelta, porta a una schiavitù da qualche parte. Quindi effettivamente noi abbiamo la possibilità di decidere, di scegliere come, dove informarci, cosa seguire. Se io devo comprare questa borraccia, certo, posso... Che è del Bellini. Che è del Bellini. È preferibile al Bellini, quindi per esempio. E già hai fatto un contenuto nascosto, cioè. Però è gratis, quindi è gratis. Non è marketing, no, è solamente comunicazione. E dicevo, hai talmente tanti punti di vista che è vero tutto e il contrario di tutto. Io posso dimostrarti che è ottima e posso dimostrarti che invece è pessima. Non sarebbe meglio essere un po' guidati da qualcuno più intelligente di noi? No, questa è una risposta secca che posso darti. Hai centrato due punti a me molto cari. Uno è quello della post-verità, cioè il fatto che non esiste più un centro di autorevolezza inscalfibile, il che da un punto di vista democratico è un bene, ma ovviamente rischia di farci perdere l'orizzonte della competenza, della qualità dell'informazione, rischia di farci credere semplicemente a ciò che già crediamo, rischia di farci incappare nel cosiddetto bias di conferma, cioè credo solo a ciò che già conferma i miei pregiudizi, che è una cosa che la rete ha amplificato. E l'altra questione è che oggi l'ignoranza non è più tanto il non sapere le cose, che è pressoché impossibile avendo tutte le informazioni del mondo a portata di click. L'ignoranza è non riuscire a orientarsi nella mole infinita di informazioni che abbiamo a disposizione, quindi dobbiamo imparare una nuova conoscenza supplementare, che è quella, ma in fondo lo diceva già Eco negli anni 80, l'ignorante non è quello che non sa niente, o chi ha conoscenza non è chi sa tutto, ma è chi sa orientarsi e sa dove andare a trovare le informazioni attendibili. FOMO. FOMO non ce l'ho, però alcuni ce l'hanno, Fear of Missing Out, cioè l'idea che c'è talmente tanta di quella roba da seguire. Bello, questa risposta come se fosse un'interrogazione. Bellissimo, stress test, sperata da Daniele Villa. C'è talmente tanta roba da seguire che uno ha l'ansia di non seguirla tutta, ma va bene.
va bene, io ho l'ansia di non leggere tutti i libri che esistono, che sono stati scritti della storia dell'umanità, però ma lo sai che anche a me mi prende che ogni tanto tutta, allora, questo eccesso di informazione ogni tanto mi lusinga tantissimo, si trovano delle cose così interessanti, passerei delle giornate a perdermi, devo dire, io appartengo, non, tu sei più giovane di me, ma di base apparteniamo anche per, immagino, qualità umana alla generazione verticale, quella che gli piace approfondire un argomento rispetto all'hyperlink o iperlink, come si vuole declinare, che è molto presente nel tuo spettacolo. Quindi mi piace molto perdermi in questa verticalità dell'approfondimento di una materia. Invece oggi sembra che si skippa, dall'inglese, si salta di palla in frasca, da un argomento all'altro. È meglio, perché puoi assicurare che effettivamente ci lasci. Guarda, è un dibattito ancora in corso. Secondo me è chiaro che per le nuove generazioni la capacità di collegamento, di creare dei sistemi rizomatici, diceva Deleuze, cioè di collegare per orizzontale in estensione, abbia molto 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 valore. Forse oggi ha più valore della capacità di essere, per esempio, espertissimi di Beethoven, biografia, musicografia e quant'altro. Non credo ci sia un meglio o un peggio, credo che sia una questione di misure. La superficialità che ti fa guadagnare estensione è una risorsa, al tempo stesso se sai superficialmente tutto, forse è solo l'illusione di sapere. Sai che quest'anno, l'ho scoperto da poco, ma mi è molto interessato, quest'anno, non so se te l'hanno detto, è il 2023. Sul serio? È successo, okay, sto fatto. Okay. Ed è il primo anno che accade che sia il 2023, già è una cosa specifica e importante. Il 1873, quindi 150 anni fa, è vissuto un uomo che si chiama Stuart Mill, che gli scienziati hanno indicato come essere l'ultimo uomo sulla faccia della Terra, è la birra questa, certo, sulla faccia della Terra, ad avere la possibilità di sapere tutto lo scibile umano fino a quel momento. Ah, pensavo fosse già troppo tardi. No, invece 1873. Quest'uomo è stato indicato proprio come il giro di boa, dopo il quale oggi come oggi sarebbe impossibile conoscere gli argomenti di un giorno. Quindi con questo voglio dire che è talmente veloce lo sviluppo, il progresso tecnologico, che probabilmente, anzi sicuramente, dico una cosa retorica, è più veloce della nostra evoluzione. Non c'è dubbio. Che succede? Non c'è dubbio, ma diceva la D di Google tempo fa, una D di Google di non so quanti AD fa, che ogni giorno su Google vengono caricati gli stessi contenuti che l'umanità ha prodotto nei millenni precedenti. È ovvio che non possiamo stare dietro a questa cosa, è ovvio non solo che le tecnologie sono più veloci dell'evoluzione biologica, ma sono anche molto penetranti, lavorano anche su un livello di dipendenza, su un lavoro di modifica dei comportamenti, lavorano sui nostri bias cognitivi, cioè una roba che è inconscia, che non controlliamo. Quindi appunto si torna alla consapevolezza, si torna alla capacità critica con cui noi stiamo dentro a questi meccanismi. Forse siamo sull'orlo, poi c'è il discorso dell'intelligenza artificiale, della singolarità, poi quello è il prossimo spettacolo, mi piace la fantascienza e quindi non apriamo questa parentesi, ma siamo di fronte proprio all'orlo di una mutazione che non è più solo in termini biologici e culturali, ma biologici, tecnologici e culturali. Quindi è proprio un orizzonte nuovo sul quale ci affacciamo. Al tempo stesso incombe il collasso climatico, quindi tutto può andare avanti o tutto può arrestarsi all'improvviso. È talmente così grande tutto quello che tu racconti che mi viene di andarmi a fare una pizza e una birra. Io per semplificare. Ma questo è giustissimo. Abbiamo bisogno, come dire, di... È il bello anche del teatro, che è una rappresentazione del reale. Noi non funzioniamo accedendo al reale, è troppo complesso per noi sapiens, siamo fondamentalmente stupidi. Facciamo uno schema, una rappresentazione più piccola che ci permette di essere operativi. Molto spesso è un'illusione, quindi a teatro si viene anche ad allenare questa cosa qua. Il fatto che guardo delle rappresentazioni sapendo che lo sono, interrogandomi su quanto c'è distanza fra la rappresentazione a cui credo e la realtà in quanto tale. Voglio fare un salto un attimo, tu hai vinto l'Ubu, voi avete vinto, sì, l'Ubu con qualche pizza, che noia, i premi, vero? Vale. Poi abbiamo vinto con questo e ne abbiamo rivinto un altro nel 2022, perché tra l'altro è già l'anno scorso, mi dici, perché mannaggia, è già il 2023. Mannaggia, sì. Ma che avete vinto due Ubu? Ubus, Ubus, sì, in inglese, latino, quello che vuoi, ma ce n'era già un altro nel 2009, ancora me lo ricordo, basta, fine. Però per vincere i premi, perché vuol dire che siete entrati, come dire, nelle simpatie del Gotha, dell'intelligenza, siete in queste famiglie teatrali che apprezzano un po' questa modalità di fare teatro. Giuro che non abbiamo fatto niente di familistico, che non servono sotterfugi, non servono amicizie, non servono favori.
Credo che semplicemente una parte della critica del sistema teatrale riconosca in certi nostri spettacoli, quindi in certi picchi del nostro linguaggio, una capacità di rappresentare alcune cose interessanti che stanno accadendo, ovviamente di rappresentare qualcosa che è molto più ampio di noi. Una cosa bellissima che è stata del Lubu che ha vinto Overload è che sorprese un po' tutti, perché era un premio dato alla ricerca che non era così frequente, più di frequente lo vinceva magari la prosa, una produzione con un titolo classico, importante e riconoscibile, e che è un premio che più che per noi è stato sentito da tutta una fetta dell'ecosistema teatrale italiano, che era felice che quel tipo di teatro potesse ambire un riconoscimento del genere. Il fatto che fosse così super collettivo come premio per noi è stata la cosa più figa in assoluto di averlo vinto. Beh, bello effettivamente avere un nome collettivo, sciogliersi in un collettivo, devo dire, è una cosa abbastanza rara in un mondo di idolatria dell'io. Tu sei un po' idolatristico dell'io. Io, per me, l'io è il peggiore dei pronomi, ma anche il noi mi insospettisce l'appartenenza, il sentirsi parte. Di è bello quando ti accade qualcosa che non, di positivo che non riguarda solo te, semplicemente questo. Senti, tornando un attimo allo spettacolo, c'è una cosa specifica, ma non è uno spoiler, quindi si può dire: a un certo punto uno dei tuoi personaggi, non posso dire, fa dire al narratore che effettivamente noi viviamo costantemente una modalità di panico che invece era specifica ai tempi storici solamente dei momenti del combattimento. Sì. Questo è vero, mi viene in mente anche l'inquinamento acustico ci obbliga a vivere in una modalità di allarme che era tipica solamente dei momenti dell'allarme, cioè quando c'è. Sì, ma in un certo senso vivere in una realtà che è fatta di iperstimolazione, di continui allarmi audio, di continui richiami, di continue notifiche, ci rimanda un po' al livello della predisposizione alla battaglia, cioè di quello stato di allarme che gli antichi verificavano solo sul campo di battaglia, ma anche un po' al selvaggio, cioè una creatura come eravamo noi, come di base siamo ancora, ma insomma, che vive nella dimensione della natura, nella sua brutalità, ha pochi secondi per fermarsi a bere o a mangiare, ma deve sempre essere attento ai predatori, attento che la prole sia al sicuro, attento che il resto del branco sia compatto. Quindi diciamo la dimensione contemplativa, quella dell'approfondimento, quella dell'ascolto, quella dell'attenzione profonda, è una cosa che l'umanità si è costruita nei millenni da quando Sapiens esiste, ha creato dei luoghi, le chiese in senso religioso nell'antichità, ma i teatri, i cinema, le biblioteche in cui coltivare questa dimensione. È ovvio che nell'era del rumore totale, per dirla con lo scrittore che sta al centro del nostro spettacolo, la dimensione contemplativa è un po' minacciata. È più difficile per noi stare 3 ore davanti a un film senza essere distratti dal cellulare, lo stesso per il teatro, lo stesso per la lettura, che pure è una delle forme invece che più espande le capacità neurologiche di cui siamo dotati. Quindi di nuovo c'è, come dire, un tema. Al tempo stesso non va demonizzato ciò che abbiamo inventato con internet e il digitale, che sono risorse stupende. Hai mai pensato di fare un TED Talk? Devo dire, te la potresti cavare molto bene. Guarda, noi facciamo un formato che accompagna gli spettacoli che si chiama Talk Show, che è divulgativo, in cui io e i miei colleghi del collettivo, Claudio Ciri e Sara Bonaventura, intervistiamo magari dei divulgatori piuttosto celebri, da Massimo Polidoro a Wu Ming-Uno a Vera Geno, quindi in qualche modo parliamo dei temi degli spettacoli non in forma artistica ma in forma divulgativa. È una cosa che ci diverte molto. Quindi non è che avete rubato il format senza pagare i diritti dei TED? No, abbiamo preso il Talk Show come format che ormai è libero dai diritti perché lo fanno tutti, e proviamo a dire: no, abbiamo fatto uno spettacolo sulla rivoluzione digitale. Se vedi Overload, ci rifletti in termini poetici, lirici, artistici, metaforici. Se vedi Talk Show, parliamo magari di neuroscienze, di internet, di antropologia e quant'altro. Tu hai mai preso un antidepressivo per essere più funzionale? Oppure ci hai mai pensato? No, di solito per essere più funzionale faccio semplicemente tutte cose che mi distraggano subito prima e subito dopo lo spettacolo. Adesso per esempio guarderò una partita della Fiorentina in Conference League appena finisce questa intervista, subito prima di fare la console di Overload. Ah, perché ti rilassa, diciamo? Diciamo, serve una valvola tribale da scaricare un po' di cose, da distrarsi. Il momento prima dello spettacolo, tra l'altro, è il peggiore per me, è quello di maggior tensione, ma poi ognuno è fatto a modo suo, invece gli altri della compagnia e si vivono tutto il tempo pre-spettacolo molto serenamente, fanno warm-up, training, gli attori hanno altri strumenti. Quindi fanno warm-up, training, nel senso si incontrano prima e si prendono per mano? No, quello hanno smesso di farlo da un bel pezzo, però stanno sul palco, si stirano, fanno esercizi di respirazione, di stretching, cose così. È vero che molte ragazze davvero belle hanno i piedi davvero brutti? Non ci ho mai fatto caso, però penso che per un feticista dei piedi sia un tema, bisognerebbe parlarne con un esperto. Questo è interessante perché è in realtà, nella idiozia di quello che ho detto, mi dà
mi dà il là per raccontare un pezzo di spettacolo in cui si rallenta il tempo e voi dite che effettivamente l'ordinario, se visto a un tempo lento, può diventare straordinario. E effettivamente noi non guardiamo più la realtà come se fosse una cosa... Non abbiamo il tempo, forse con una telecamera o con una macchina fotografica si riesce a focalizzarsi sul dettaglio. Sì, per esempio quello che fanno alcuni grandi fotografi è vedere un po' oltre e usare la macchina per immortalarlo, vedere un po' oltre quello che immediatamente vediamo tutti quanti. Quindi è chiaramente, se nel quotidiano, di nuovo un discorso di profondità, di attenzione, che è il tema poi di fondo dello spettacolo, l'ecologia dell'attenzione, cioè come faccio io a garantire una qualità, una selezione, una difesa di una attenzione profonda. È chiaro che noi possiamo stare su una strada di Napoli, per esempio, che sono molto più dinamiche di quelle di Firenze, e vedere tutto quello che accade, e ci sono dentro drammaturgie, quadri, foto, e possiamo raccogliere tutto questo anche come stimolo. Poi sta alla nostra capacità, diciamo, di attenzione, di cogliere più o meno cose. Non credi che sia poetico come un quadro di Hopper, due persone che stanno a cena entrambe sul proprio telefonino? Mi richiama più un graffito di Banksy, detta così, però no, credo che sia più poetico in Hopper, quando c'è uno da solo al banco di un bar che guarda fuori e piove. L'ironia, abbiamo capito dalla vostra poetica, che è il male. Questo mi ha fatto molto male, perché io ho sempre pensato che l'ironia è, come dire, ti salva da qualche parte. Io sono d'accordo con te, ma infatti la nostra ironia fa il triplo carpiato, nel senso che noi usiamo l'ironia, siamo estimatori dell'ironia, ironia non intesa come continuo alleggerimento, divertire, distrarre, ma come dire, per dirla in greco antico, dire il contrario di quello che si pensa, o meglio ancora, dire qualcosa senza darti la garanzia che lo penso veramente mentre lo dico, perché è uno strumento di raffreddamento che costringe chi ci ascolta a domandarsi: ma lo stanno dicendo veramente, lo pensano veramente, ma cosa stanno dicendo esattamente? Che è una cosa interessante da far succedere a teatro. Nello spettacolo, citando lo scrittore di cui sopra, che a sua volta scrive libri che hanno una forte componente ironica, ma dice: attenzione, perché l'ironia, che è uno strumento critico, può anche diventare uno strumento reazionario. Se tutto è poco serio, se tutto è gioco, se niente importa, per citare un altro scrittore, allora nessuno è responsabile di niente. Diceva questo scrittore, e continuerò a non citare perché ormai è divertente, veniamo dalla sbornia... Ve lo dico dopo io alla fine dell'intervista. Esatto. Veniamo dalla sbornia del postmoderno, che è stata un'enorme festa liceale dove distruggevamo la casa perché non c'erano i genitori, e adesso ci siamo resi conto che i genitori dovremmo essere noi, ed è un po' il punto in cui secondo me si trova l'Occidente. Questo... Per citare anch'io, per non essere da meno, diciamo, qui a Napoli si dice, c'è Peppino Girella, mm-hmm, che dice: ma che vuoi che sia? La moglie di Peppino Girella gli dice a Peppino Girella, De Filippo, vabbè, ma che vuoi che sia? È cosa di niente. E succedono tante cose tragiche in questa vita di questa coppia, e gli si dice sempre: è cosa di niente, fino a che lui un giorno gli dice: guarda come sei, guarda come siamo diventati. A furia di dire è cosa di niente, siamo diventati cosa di niente pure noi. Sì, esatto, è il discorso che cercavo di fare, nel senso che non è l'ironia, deve essere una cosa che invece ti permette di, in modo non emotivo, senza far rispondere la pancia, ma ti permette di guardare con distacco qualcosa in senso critico. Se invece diventa tutto, più che invece di ironia, diventa tutto sufficienza, diventa tutto superficialità, allora è un altro problema. Noi cerchiamo di fare spettacoli in cui il divertimento e la complessità provano a convivere, il dolore e il gioco provano a convivere. Non è detto che ci si riesca, ma è una buona ambizione. Ma pensa che pizza per voi adesso, che dovete trovare un nuovo spettacolo che sia altrettanto interessante come questo, che ha ricevuto molti consensi. Ma questo è... Questa è un'ansia da prestazione incredibile. Mostruosa, però in realtà, per usare una parola che va molto di moda, è un privilegio, nel senso che almeno vuol dire che si hanno le attenzioni e la stima di qualcuno che ti dice: hai saputo fare una cosa, aspettiamo che fai la prossima. Cioè, non siamo cercati, non ci ha ordinato il dottore di fare gli artisti. No, perché mi riferivo anche un po' a uno dei temi che è del vostro spettacolo e della vostra poesia da qualche parte, che siamo tutti diventati dei raccontatori di storie, degli storyteller, tutti sono dei comunicatori, chiunque, anche se adesso possiede, che ne so, un secchio dell'immondizia, deve raccontarlo in un mondo dove tutti raccontano, quindi... Per dirla con una banalità, in un mondo dove tutti urlano bisogna bisbigliare, cosa si fa?
Come si fa a farsi arrabbiare? Questo è un bel problema. Noi siamo una specie narrativa. Guarda, ieri per l'appunto c'era qui a far spettacolo al Bellini, dopo di noi Nicola La Gioia, che spiegava un po', come dire, la storia della letteratura, che è uno specifico del narrare, ma che, come diceva lui, parte in forma orale. Noi, appunto, come ti dicevo, siamo una specie che crea rappresentazioni della realtà, e queste rappresentazioni tendenzialmente sono narrative. C'è sempre un personaggio, un nemico. Il sole gira intorno alla terra perché quella è la cosa che intuitivamente vediamo, e c'è un'intenzionalità, qualcuno che fa girare il sole, è Dio, è Apollo, eccetera. Costruiamo sempre una storia di cui tendenzialmente siamo protagonisti o personaggi piuttosto importanti, e abbiamo ragione, siamo i personaggi più positivi di tutta la storia. Il fatto è che la realtà non è una storia, la realtà non è narrativa, non è intuitiva, è controintuitiva, è complessa, è contraddittoria, è ambigua. Quindi forse sarebbe anche interessante, per questo a teatro forse è anche interessante non raccontare solo storie ma cercare anche altre forme. È interessante come specie soffermarci sul fatto che esistono altri campi del pensare e del percepire la realtà. L'analogia, la statistica, il pensiero logico, forme non narrative che devono integrare quella narrativa, perché raccontare storie è meraviglioso, ascoltarle altrettanto, ma che devono aiutarci a capire meglio la realtà nella sua complessità, senza farne sempre storie. Però che noi anche questo fatto delle storie, no? Questa storia che va da sinistra verso destra in un arco temporale, che deve svolgersi verso percorrendo questo noiosissimo viaggio dell'eroe. Stai scrivendo un film di Hollywood, perché poi c'è la prova, il turning point, l'equilibrio ristabilito, sì, questo è un po' lo standard. Sì, invece. Uno potrebbe dire, adesso vi parlo di un ombrello per 20 minuti e poi sipario. Sì, oppure vi parlo di un ombrello per 20 minuti, poi entra un elefante, poi sipario, pensi che sia finito e poi si riapre, esatto, e c'è un balletto di tip tap. Quindi, sì, vabbè, sì, insomma, certo. Il problema, tornando un secondo a quello che abbiamo detto prima, è la comunicazione o il marketing? Diciamo, la comunicazione è un elemento ineludibile, però la considero come concetto qualcosa di finalizzato, qualcosa che ha uno scopo, qualcosa che mira a trasmettere un messaggio, cosa che secondo me in campo artistico non è interessante, è più interessante generare dubbio. Il marketing vuole vendere, quindi il marketing è proprio un'altra cosa, anche questo senza demonizzarlo, ma non ha per me alcun valore da un punto di vista culturale. Possono esserci delle pubblicità molto fighe, molto riuscite da un punto di vista estetico, ma ha proprio una finalità specifica, che è quella di generare profitto. Accanto a tutto questo c'è il linguaggio artistico, la cultura, che è un'altra cosa, dovrebbe avere un respiro spirituale, dovrebbe mobilitare le coscienze, dovrebbe generare disagio anche, spaesamento, dovrebbe metterci in allarme, divertirci, ma in qualche modo fare sollecitare l'esercizio di cittadinanza, che non è una cosa bacchettona e noiosa, ma è anche divertente stare dentro al tuo tempo, alla tua società, e partecipare al pensiero che dovrebbe attraversare i cittadini e le cittadine in una democrazia. Se no, si decide che decide uno e non c'è più bisogno che gli altri. Dai, pensano. Sarebbe più comodo. Sarebbe, dai, terribilmente più comodo. Ci siamo già passati, non è andata benissimo. Io sperimenterei qualcosa di diverso. Purtroppo se siamo in maggioranza a pensarla così. Siamo in una addirittura d'arrivo. Chi siete voi? Domanda marzulliana, merda, è bella questa, eh? È bellissima perché è irrispondibile. Infatti, siamo, neanche io sapevo più che chiederti. Quindi. Un collettivo che fa teatro contemporaneo. Siamo partiti come 5 amici, ci chiamiamo Sotterranea perché siamo partiti in un garage che stava di sotto il livello dell'asfalto. L'abbiamo fatto per gioco, piano piano è diventato un lavoro. Lo facciamo da 17 anni. Ci piace, come dire, lavorare nella cultura, cioè nell'intelligenza collettiva. L'idea è di provare a porci dei problemi insieme a un pubblico che viene a porseli con noi, che non è meno intelligente di noi, ma anzi, in uno scambio assolutamente paritario di interpretazione del tempo in cui viviamo, e provare, come dire, a fare cose intelligenti in un'epoca tendenzialmente stupida. Sai di quello che mise il pesce rosso nel frullatore? La sai questa? Ce ne sono diverse, però posso immaginare, non so come è andata a finire. Questo artista mise un pesce rosso nel frullatore lasciando il libero arbitrio, sì, alle persone se accenderlo o spegnerlo. Non vi dico com'è finita, però il tuo spettacolo da qualche parte... Cambiare la narrazione è una grande responsabilità, perché sì, cambi le vite. Non è al tempo stesso nel nostro spettacolo partecipare al meccanismo, che è appunto attivare i contenuti nascosti, è una proposta di complicità critica che noi facciamo, cioè nel momento in cui lo fai non c'è una sentenza, un giudizio negativo nel nostro spettacolo, anzi partecipi al gioco, cioè l'idea è che fare... cambiare il piano, spostarci da questo scrittore che parla, far accadere altro, innesca la riflessione di base dello spettacolo. Quindi quando uno spettatore si alza e cambia la scena, in realtà ci è complice, ci è amico e fa funzionare lo spettacolo. E quella volta che nessuno si è alzato, hai detto, ma questi sono fotocopiati o sono veri? No, quando qualcuno non si alza non si attivano dei contenuti e se ne vanno. Se ne sono attivati altri, l'importante è che lo spettacolo porti quel contenuto. Chi è il David Lynch, velluto blu? Ispirazione tua, vostra, archetipo?
punto di riferimento. Fincher è un riferimento dell'immaginario dello scrittore che spoilererai alla fine dell'intervista, e quindi sta nello spettacolo, perché lavorando su questo scrittore abbiamo lavorato anche sulle sue ossessioni, che erano i media, la TV, il tennis, David Lynch, i pesci e l'acqua, e adesso alcuni erano e il tuo riferimento? Tu sei un fumettaro. Fra, guarda, no, nemmeno tanto. Devo avere l'aria, perché non sei il primo che me lo dice, ma no, nemmeno tanto. Sono un po' più geek, mi piacciono romanzi di fantascienza di genere, non tanto il fantasy. Ma un riferimento è questo scrittore che sta al centro di Overload, che è... Non si può dire! No, per dirne uno, ma insomma ce ne sono tanti. Siamo un collettivo, quindi se dovessi dirti i riferimenti verrebbe fuori una mappa grande quanto una parete. Grazie mille, grazie Daniele, grazie a Overload, a Sottosopra e tanta merda. Merda, merda, merda. Ciao. No, ragazzi, ho iniziato a registrare ora. Non è vero, bugiarda! No, ma mo sta registrando, guarda. Ma che stai dicendo? Ma te lo giuro. Ma che stai dicendo? No. Va bene, io l'ho presa audio, ce l'abbiamo audio. Vabbè, dai. Ma che stai dicendo? E fagli... Buonasera. Allora, veramente, scusa. Buonasera. Ma sei pazzo? Ciao, ragazzi. Buonasera. Cioè, abbiamo il podcast. Questo stai dicendo? No, non ci credo. Ma facciamo. Facciamo il podcast. Vabbè, dai, facciamo il podcast. Facciamo il podcast. Se no, gli vuoi fare giusto due domande? No, tanto non sono un granché da vedere. Esco meglio in podcast, non ti preoccupare. Volevo essere un prank. Grazie mille. Merda, merda.